Mi basta dire, sì, e l'abbiamo visti i risultati del lavoro che abbiamo fatto. Vi ringraziamo tutti qui dentro per quello che avete fatto in questi anni. Sì, grazie, sì, ci pensa, sì. Sì, ma abbiamo visto i risultati nei numeri, onorevole Maggi, delle politiche che avete portato avanti in questi... No, ma guardi, non vi preoccupate. Abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone, di queste famiglie. Lei dovrebbe ricordarsi che è grazie alle politiche che avete fatto se siamo ridotti così. La ringrazio per aver partecipato. Lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire, onorevole Maggi, dovrebbe saperlo molto bene. E scusate, Gianmarco, no, smettila. Onorevole Maggi, lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, sa perché? Perché io so esattamente che cosa sto facendo. Il punto è se ve ne rendiate conto voi di quello che state facendo. Il punto è se voi vi rendiate conto di quello che state facendo. No, lo fanno a po'. Alfredo, io sono stata lunghi anni al 3%, capisco che cosa vuol dire cercare una visibilità. Li rispetto e apprezzo. 6 milioni di consumatori. Va bene, possiamo andare avanti? Vi ringrazio. Avete organizzato. Scusi, onorevole Maggi, avete organizzato. Scusi, onorevole Maggi, avete organizzato per anni convegni che nessuno si è azzardato a contestare perché, onorevole Maggi, voi avete organizzato per anni convegni raccontando un mondo che non esisteva, che però nessuno si è permesso di tentare di bloccare. Nessuno si è permesso di avere questa mancanza di rispetto. Oggi dovete accettare che c'è un altro governo che è stato scelto dagli italiani per fare esattamente le politiche che sta facendo. Quando sceglieranno voi, porterete avanti le vostre. Grazie, arrivederci.
Ok, allora ho perso il filo ovviamente, ma aspettate, qua devo ritrovare il filo. Sì, sì, parlate con la maggior parte delle comunità. Allora. Beh, io posso dire che lo sport fa bene, le droghe fanno male, tutte le droghe, e non si può sentire che qualcuno dica che ci sono le droghe leggere. È una cosa veramente assurda questa, quindi... Prima di me hanno parlato persone molto più esperte in questo settore, però devo dire che mi sono emozionato nel sentire il papà e la mamma che vede i loro figli uscire dal tunnel, o i ragazzi che piano piano stanno uscendo. Ecco, io ho la fortuna di seguire ogni tanto una comunità tra Brescia e Verona, dove c'è una suora che fa per 100 suore e ha 250 ragazzi, e tutte le volte che io vado, e loro sono felicissimi, mi raccontano quello che stanno facendo e vedo nei loro visi proprio la voglia di uscire, di tornare alla vita che hanno abbandonato anni prima, e lottano e combattono. E ci sono persone che non sono neanche parenti di questi ragazzi e sono lì a combattere con loro, aiutarli tutti i giorni. Ecco, io dico questo, dico che noi, io come sportivo o voi come persone normali o come ministri, potete aiutare tutti questi ragazzi che ne hanno bisogno, perché a volte si usa a pensare che, ecco, a mio figlio non può capitare o a mio nipote non può capitare. Questo può accadere a chiunque, e poi quando ci si trova dentro credo sia veramente difficile. Quindi diamogli una mano, perché sono ragazzi che meritano grande rispetto e grande aiuto. Grazie. Martedì verso le 3:30, ora non ricordo di preciso, praticamente ho sentito delle grida di pochi secondi di una ragazza e di un ragazzo, però ora non ho sentito con precisione che cosa dicessero, solamente delle grida ho sentito. Sono ritornata sempre alle 3:30 dal lavoro, e una cosa che ho visto ieri mercoledì, praticamente ritornando dal lavoro con mio figlio, ho visto questo ragazzo che aveva poggiato questo sacco nero per terra in corrispondenza del portone, e all'estremità alla fine di questo sacco era tagliato questo sacco, oppure strappato, ora non ricordo bene di preciso, e fuori uscivano dei vestiti. È stata sentita, immagino, da polizia, insomma, chi sta indagando? Io ho parlato con un agente della polizia locale, però ho solo dichiarato questo. E invece il ragazzo era solo, insomma? Sì, no? Il ragazzo era solo. E voi conoscete la madre? Conosceva? Non conosco nessuno, perché è da poco che abitiamo qui. Io ieri comunque ho visto solo questo ragazzo abbastanza agitato, ma nello stesso tempo molto molto gentile. Questo è quello che ho percepito. Era molto molto agitato, tanto è vero che si guardava intorno e mi ha dato l'impressione come se dovesse aspettare qualcuno. Io, come al mio solito, verso le 3:30 ritorno a casa, poi insomma stavo tirando sul passeggino con mio figlio e lui mi ha chiesto gentilmente se mi potesse dare una mano, io gli ho detto di no. Nel momento in cui ho guardato con curiosità questo grande sacco nero. Lui le ha chiesto se gli serviva una mano? Sì. In modo gentile? Sì, diciamo per far nel passeggino intendo, mi ha chiesto se voleva... Se... Lei ha notato, oltre al fatto che era agitato, che fosse con gli occhi un po' spaesato, così, oppure... Sì, era un po' spaesato, agitato, insomma, non era tranquillo, non mi ha dato l'impressione che fosse tranquillo, sicuramente. E poi lei è salita, insomma. Sì, sono salita come al mio solito. E da quant'è che vi siete trasferiti nel quartiere? Da 3-4 mesi. E... al di là di questo episodio? Beh, diciamo che io questo quartiere ci ho sempre vissuto in questo quartiere con i miei genitori, poi dal momento in cui ho avuto un bambino sono andata a convivere e ci siamo trasferiti qui, però so che il quartiere è tranquillo, non sono mai successe cose simili.